Concerti, mostre, libri, incontri, cinema e teatro. Torna a Prato per il secondo anno Mediterraneo Downtown, il primo festival italiano in cui si incrociano i linguaggi e le culture contemporanee del Mediterraneo, promosso da Cospe, Comune di Prato e Regione Toscana in collaborazione con Libera, Amnesty International e Lega Ambiente. 4 giorni dal 3 al 6 maggio con un nuovo format, con tutti gli eventi diffusi nel centro storico e non concentrati come lo scorso anno al Museo del Tessuto. Un Mediterraneo fatto di tanti incroci. Quest'anno vuole essere un festival molto aperto alla città di Prato, città emblematica del Mediterraneo. Il festival si chiama Mediterraneo Downtown, vuole raccontare il Mediterraneo contemporaneo. A Prato ci sono 115 nazionalità diverse, per cui più Mediterraneo di così non è un Mediterraneo didascalico, per cui abbiamo cercato una città sul mare, ma è un Mediterraneo di contenuti, per cui cercheremo di raccontare le tante storie per ritrovarci intorno a questo Mediterraneo. Ci sarà veramente la vita del Mediterraneo raccontata alle tante persone che ci seguiranno. Partiamo da una cosa che ha funzionato, quest'anno è la seconda edizione, mi pare che il programma e le occasioni sono ancora più ampie, sono ulteriori sui temi che sono stati messi nel programma, con tanti ospiti importanti, non solo locali, nazionali, ma anche a livello internazionale. Noi dobbiamo interrogarci, insomma, nel rapporto che abbiamo con questo continente liquido. È un'idea che secondo me funziona, quella di pensare la nostra città effettivamente come una città che nel corso degli anni è cambiata, che si muove molto, che continua a crescere e che dobbiamo trattare esattamente come le altre grandi realtà europee sono a questo tipo di situazione, di questo stiamo parlando. Le nostre comunità sono molto importanti. La sfida è proprio quella di ampliare il nostro orizzonte culturale, di provare ad avere strumenti in più per prendere le decisioni, confrontandosi appunto anche con le comunità che sono il nostro territorio.